L'amministrazione comunale sta per dare avvio a una serie di assemblee sul territorio. Assessore Pulcini, con quali obiettivi e quali le finalità? La finalità è quella di finalmente riuscire a raccordare, dopo l'inizio di questo nuovo mandato, la città a quelle che sono le politiche amministrative, superata la fase estiva che ci ha visto più, diciamo, concentrati nella gestione del quotidiano, frutto comunque di una programmazione effettuata già in precedenza. Adesso è il momento di raccogliere le istanze dei cittadini in ragione della nuova programmazione 2024-2026, quindi proprio per queste finalità, insomma, partiremo con una serie di incontri in città che possano dare voce ai cittadini e raccogliere le proprie istanze e illustrare quelle che sono i nostri obiettivi nel prossimo triennio. Incontri e assemblee che riguarderanno anche il percorso tracciato del cosiddetto controllo di vicinato. Sì, parte del nostro programma amministrativo, abbiamo già iniziato, diciamo, a lavorare su questo fronte attraverso la collaborazione in primo luogo della delegata specifica al progetto che è il Presidente del Consiglio Alessandra Cardelli. I nostri primi incontri sono incontri, una sorta di brainstorming per iniziare a progettare quello che sarà l'avvio del percorso, e nei prossimi giorni il Presidente convocherà poi delle riunioni sul territorio con i cittadini per illustrare quelle che sono le finalità, le modalità operative e quindi rendere operativo appunto il controllo del vicinato anche sul territorio dell'Alba Adriatica.